Cesare Cremonini, a Londra per terminare il nuovo album. Cesare Cremonini non vede l'ora di tornare con le nuove canzoni e tiene costantemente aggiornati i fan attraverso i suoi canali social. Di recente, il cantante bolognese ha pubblicato dei post da Londra, dove è volato per ultimare il suo nuovo album. Titolo ancora top secret per il nuovo album di Cesare. Grande riserbo ancora sul titolo del lavoro, che nei post pubblicati su social Cesare definisce Cancelletto Benedict Album, album benedetto. Non sappiamo se è un indizio o solo un nomignolo carino che il cantante ha dato al disco, in attesa di svelare il titolo vero. Intanto, Cremonini dice di essere a Londra per mixare i nuovi pezzi, Cancelletto Zen Mix. Sono a Londra nuovamente per gli ultimissimi ritocchi al mega super album. Tornerò con il lavoro in mano, ora ci siamo davvero ragazzi, è qualcosa di più. Cancelletto Cremonini 2017 Cancelletto Cremonini 2018 Cancelletto Nege Cancelletto Benedict Album. E questo è bastato per scatenare i fan, che non vedono l'ora di ascoltare le nuove canzoni del loro beniamino e assistere ai suoi concerti. Finora sappiamo solo che l'album uscirà il 24 novembre 2017 e questo ha reso le aspettative ancora più infuocate, visto che mancano ancora due mesi. Per ingannare l'attesa, Cesare ha pubblicato un breve video in cui suona un pezzo strumentale al piano, dicendo semplicemente Last Night in London. Qualche giorno prima, invece, il cantautore bolognese ha voluto condividere con i fan un momento a Marcord. Grazie alla funzione Accadde Oggi di Facebook, con cui è possibile vedere cosa abbiamo pubblicato lo stesso giorno di anni precedenti, Cesare ha ritrovato una foto scattata in un momento di grande allegria con Francesco De Gregori e il grande Lucio Dalla, scomparso nel 2012. Nell'immagine, i tre artisti sono ritratti dentro una cornice, a mo' di quadro. E nella didascalia il cantante ci racconta anche il dietro le quinte di quello scatto, Facebook mi ha fatto scendere una lacrimuccia. Lucio disse, facciamo una foto, anzi, facciamo un quadro. Cancelletto a Marcord Cancelletto come profondo il quadro. Il nuovo album è frutto di due anni di lavoro. La scrittura dell'ultimo album ha impegnato il cantautore per oltre due anni, ora Cesare sta finendo di mixare i pezzi, per poter finalmente concludere il lavoro, che arriva a tre anni dal precedente. Logico, del 2014, è il quinto album da solista dell'ex cantante dei Luna Pop e debutta subito al primo posto delle classifiche. Il singolo che dà il titolo all'album viene poi seguito da Gregoose e Io e Anna, seguito Ideale di Anna e Marco di Lucio Dalla. Contemporaneamente, Cremonini dà inizio a un tour nei Palasport tra ottobre e novembre 2014, riscontrando un enorme successo. I concerti vengono registrati per dare vita a un triplo CD live, più che logico, che contiene anche quattro inediti, Buon Viaggio, Shirt in Love, Lost in the Weekend, Quasi Quasi e 46, dedicata a Valentino Rossi. I precedenti album da solista del cantautore bolognese erano stati, Bagus del 2002, Magese del 2005, Il primo bacio sulla luna del 2008 e La teoria dei colori, uscito nel 2012. E ora aspettiamo di conoscere cosa ci riserverà il buon Cesare con il Benedict album ancora senza un nome.